come progrediamo, se progrediamo in Europa League. Andiamo, abbiamo già preparato la formazione dei titolari, andiamo a giocarcela contro l'Arsenal al 16esimi di finale Europa League. Vai, gioco io. Vai, quello che vuoi tu. Comincio io, se vuoi. Comincio io, poi te la do, dai. Campione, 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 ultimo campione. Sì. Tanto siamo fuori casa, quindi la peggio io fare, li facciamo in casa. Non sono convinto. Abbiamo alzato il livello di difficoltà. Vai, gioca tu, devo andare da Andrea. È finito. Easy. No, i rigori non so tirarsi. Come si tirano i rigori? Questa è la colpa, però. No, dai, non ci posso credere proprio. Questa è zella. Oh, ce la faccio almeno a tirarne una dentro, no? Sì. Non ci posso credere, non ci posso credere, sì. No, vabbè, no. Oh, cosa è successo alla telecamera? Oh, cosa è successo alla telecamera? Gara dell'Arsenal Stadium che si disputerà sotto pioggia, il terreno allentato potrebbe essere un fattore. Un saluto da Piero Gipardo e Stefano Nava, pronti come sempre a tenervi compagnia. Ci sono 32 squadre qualificate nella fase a gironi della UEFA Europa League, quindi queste si sfidano oggi per un posto negli ottavi. Si affrontano Arsenal e Torino. UEFA Europa League che entra nel vivo con la fase ad eliminazione. Allora, Aubameyang, Saga, e dove andare? Saga dove andare? C'è Odrio Zola. Izzo! Ecco la formazione dell'Arsenal. Fai Belotti, chi è? Torreira che ferma Belotti di fisico. Ok. Ok, campione. D'attacco. In grado di garantire anche una certa copertura in mezzo al campo in fase di possesso. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Interviene sul pallone, non c'è fallo. Questo è l'undici di partenza del Torino. Oh, Adro! 4-3-3 con due esterni di attacco defilati, pronti a sfruttare gli spazi creati dalla punta. Modulo interessante, spregiudicato quanto basta, dovrebbe regalarci parecchio le emozioni. Il Ne, no, c'è il Ne, l'egiziano. Fabra. C'è l'egiziano, il Nero. Era meruttanto sul FIFA mondiale. Sicuramente d'occhio questo giocatore. Immagino che il tecnico avversario Torreira abbia messo a punto qualche strategia particolare per arginarlo in zona gol. È già arrivato a 11 quest'anno. Vai Foden. Adesso. Sì, quando adesso? Ciao, è Davide. Non mi stai seguendo tu, vero? Mi stai seguendo tu, papà? Ok, allora è Davide. Ciao, Davide. Mi aspetto altri gol da lui. Eh sì. Il record di reti è alla comunque scrivimi il nome sotto nei commenti, adesso ti saluto. Può so che sei girare Davide. Il pallone, ecco Aubameyang, palla profonda per Osil, via. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato ma il pallone. Ma porco due Pepe grande Saracchi, come l'ha presa, l'ha presa nei punti bassi che ogni uomo ha spazio lungo la corsia. Può essere il numero più corto anche lui. Palacios. Se posso. Occhio a Basetti. Vai. No, non per lui. Oh. Recupera un pallone pericoloso qui. Foden come la stoppa. Foden! Non ci credo. Palla ancora in gioco. Ma quando era scritta questa azione? Nessuno che la tocchi, io avevo premuto. Oddio, Zarci. Foden la stoppa così di tacco e poi tira a caso. Si gira e prende la traversa. Ma quanto era scritta da questa azione? Comunque, Palacios si avvicina. La palla in mezzo. No, Palacios. Non ci credo. Prendila. Grande Baselli. Odrio Zola. Adesso fuori gioco, no. Belotti in mezzo. Igna. Niente. Saracchi. Prova la botta. No, Inna, devi fare la rush attack.
Bella rovesciata, easy. Risultato che riflette decisamente quanto si è visto finora in campo. Nessuna delle due squadre. Madonna, Foden, che tiro, che giocatore. Speriamo che la partita si viva a Cizzi col passare dei minuti. Spazio per andare. Cross sprecato qui, non c'è nessuno. Cross intercettato dalla difesa. Un commento. Papà, mi puoi portare il telefono che leggo i commenti? Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Sì, c'è un commento. Fabra. Ci mette il corpo. No, vabbè, lo salta, oh. Di letto. Foden. Ciao Matte. Zazza. Zazza crossa, grande, Foden, tira il respiro, Foden, il rovesciato Foden, no, Palacios, bravo, vabbè. Ciao Matte, due persone che ci stanno seguendo sei tu, vero? L'arbitro dice che può bastare. Ciao Matte, come stai, tutto bene? Come va la felsina? Tanto 0-0 è buonissimo il risultato fuori casa, però per come si è visto in campo. Un bel golletto non è che mi farebbe male, ecco. Igna. Palla grande schizza Igna. Via dopo il contrasto. Fermazione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria. Igna, doppia skill. Igna, no, come volevo andarmene, mannaggia la miseria. Tre commenti, papà. Leggimelo. Lo vede. Cos'è? Bene, grazie, ok. Ecco il tiro. Sì, sicuro, sì, va bene. Bravo. Sì, vabbè, oh, l'unico punto in cui la passione ci sono carola dei giocatori, cavolo. Se li chiudo io, guarda. Ti chiudo io. Ghizzo, grande. Quattro commenti, papà. Una prima frazione di gioco la sua che si è chiusa senza grandi acuti. Ci si aspetta di più come lui nella ripresa. Possono passare sì. Il vantaggio. Dietro. Baselli al volo fuori. Pallone che non è passato troppo distante dalla traversa. Conclusione qui mancato solo. Ci sta. Però un bel golletto fuori casa sarebbe proprio la crema. Oh, mi fai cambiare? Beh, avevo messo il portiere. Questo è l'avversario che attende la squadra ospite nella prossima giornata di Serie A. Sì, vabbè. Torreira. Aubameyang riconquista palla con il tackle. Foden intercetta il passaggio e non era facile. Ozil, Aubameyang, buono il pallone recuperato. Suggerimento interessante. Palacios, Palacios. Tiro Palacios. Palacios. Sì. Impazziti dopo il gol. Incomprensibile la loro gioia. Palacios. Sì. Fa Balotelli. Sì. Di una discesa irresistibile. Palacios. Potrei diventare tutt'altro negli elementi che non abbiamo registrato. Bisogna solo alzarsi. Easy. Perfetto. Per Palacios che la mette lì, ma è Szczęsny, no, è lì. Szczęsny è stato portiere dell'Arsenal. Si riparte con la formazione granata avanti nel punteggio. Bamboleia, questo è dato sul possesso palla, percentuali superiori per l'Arsenal, maggior possesso palla che non si è tradotto. Ok, adesso si mette veramente bene, ragazzi, perché 1-0 fuori casa è perfetto. Mi sa che devo passare a leggenda. Adesso ovviamente ho detto così e quindi mi segneranno 4 gol. Però accelerare le operazioni per arrivare al gol, magari cercando anche i cross in area di rigore. Centrocampisti e difensori centrali sono saliti per sfruttare i cross. Prevedo traffico intenso in area. Ancora un passaggio perfetto. Mannaggia Villarreal, non era andato. Non era andato al Villarreal, no, alla Real Sociedad. Pallone perso. No, no, no.
Attaccante che ha letto bene il movimento della difesa ed è finito chiaramente in offside. Allenatore Asensio, bello acquisto. Vuole provare a cambiare la storia di questa partita. Palacios. Vai, Igna. Ci vado tu... No! No, è Nacho Fernandez, ok, mazza, hanno pregato tutte le riserve al Real Madrid. Zazza, la batteria va rimessa, grande Zazza, grande Zazza. Lettura perfetta e palla recuperata. Un solo gol da recuperare per la squadra di casa, anche se sì, ma comunque a prescindere dal tempo, brode, la cosa è che prendere un gol fuori casa, anche se in caso di pareggio, come in questo è entrato fuori tempo e qui calcio di punizione, calcio di punizione ha rischiato l'intervento in scivolata ed è andata male, qui fallo per tutto. Il replay, come vedete, no, non accettavo il rigore così, bro. Deve frenare la sua portiere che qui può tirare un sospiro di sollievo. Sì, Gustafsson. Sua fortuna la punizione è terminata sopra la traversa. Izzo. Adesso no! Che cosa ci regaleranno questi minuti finali? Io andrei da Matteo Barzagli. Pure se vai, è vero, se vai a essere andato proprio all'Arsenal. Nella vita reale. Ma sono fregato tutti a Real. Hanno fatto Arsenal Real. 120 secondi. Il recupero segnalato al quarto uomo. E vediamo cosa ci riserverà. Aubameyang. Ci provano ancora, non è finita. Oh. Asensio. Ah, ok. 1-0, easy. La gioia dei tifosi e dei giocatori. Va bene. Abbiamo vinto. Inter ha distrutto di nuovo chi. Wait, sorry, can we just grab a moment of your time? Ok, sì, te lo do il tempo, sì. Prima viene la squadra. Da un po' di tempo, sì. Però abbiamo, questa sarà la prossima partita. That'll be all. Thank you so much. Prego. Chi c'è adesso? C'è il Parma che... Vabbè, rispondiamo a Berenguer. Grazie per avermi messo in squadra. Apprezzo il tuo impegno, zi. Ragazzi, noi ci salutiamo qua. Possiamo salutarci qui. No, non impostazioni. Che devo fare? Sì, ok. Ragazzi, ci vediamo magari più tardi. Oppure comunque ci vedremo più tardi in altri giorni. Ci vediamo qui.